La croce, cioè ogni anno a Sant'Antonino mi devi prendere mentre che dormi. E tu dormi sempre a Sant'Antonino. Hai fatto? No. Oddio. Togli la mano. Non che bello. Io ciao. Fa le pulizie. Come ogni giorno sto facendo le pulizie. Sara dorme mentre io, chi tocca sempre a me. Sempre. Vedi, sono solo una donna di casa. Sì, da sposare. Sì. Vabbè, può anche bastare un po'. No, devo riprendere il tuo culo. No, finisci. Già scopri proprio bene, lo sai. Che altro te l'ha detto? Zuzzona. Tanto io lo so. Ma di vero poi non c'è. Raggi un po' la porta. Che ti sei fatta sul calcio in culo ieri? Mamma mia, Alessia. Guarda là che si è fatta. Incredibile. La storia dell'attrazione che provano. Questa qua ce l'ho io. Che l'attrazione c'è tra Davide e Luna, no? E niente, allora ho paragonato questa loro attrazione al nucleo, che dentro il nucleo ci stanno i protoni. I neutroni, in pratica, vabbè. I neuroni. No, dai, vabbè, comunque, ho paragonato questa attrazione alle cariche positive e alle cariche negative, ok? Pancia troccazzo. Sì, che le cariche opposte si attraggono. I neuroni o i neutroni? Puoi cambiare. Stiamo alla villa, ecco. La sigaretta di Sara. Siamo come al solito ai bagnetti per fumarci una sigaretta. Come tutti questi 15 giorni siamo venuti qui per fumarci una sigaretta. Ma non t'altero. Niente, sono le ore 4 e 5 minuti. Stamattina eravamo stanchissime, ma siamo state alla processione. Ora invece ci facciamo un giro per le bancarelle e poi questa sera ci sarà la festa finale. Il grande boom. Io zitti, ragazzi. Chiudi un attimo. Uginetto. Ti ho svegliato 2 ore fa. 2 ore fa? Due. Infatti stamattina è sparito, non sapevo niente uscire. Sono svegliata alle 10:30. No, mi sono perso, mi hanno detto che c'è stata una pratica. E che tu dica a fare? Mia madre è tutta incazzata. Ciao.
Ma scusa! Siamo... Oh! Dica, come dire che non si addorma? Si addorme sempre, non si addorma. No, la notte venite tutti qua, invece si fa casinecca, venite un po' alla casa, vi faccio mandare una a una. Bene, questo è Francesco nipotino, se che dorme se lo svegliamo così lo vediamo la sveglia. Io ti metto proprio sotto la fontana. Vediamo un po'. Oh, una porchettina. Porchetta. Guarda, guarda i piedini, guarda i piedini. Una porchettina farcita. I calze pure sono splendide. Notare il calzino Valentino. Mo basta però, eh. Aspetta, sta scalciando, sta in attività, fammelo riprendere. Mo basta che sennò le donne cominciano ad arrivare, vero? Subito, subito arrivano. Tutte queste donne. Come hanno levato i gelati? Non stanno dentro. Mi sa che... Papà, la mamma. No. Ma che è stata fatta? È magica sta magia. Chi è che è andata a cassino? Andrea. Un'altra volta. Ha slegato. Ci sono ragazzi. Stasera vedete il palco, sta montando per Annalisa Minetti. Firma il palco, non me. Ah, il palco. Il palco, Annalisa Minetti. Vediamo il camion che ha portato le attrezzature per Annalisa Minetti. Angelo, praticamente c'è questo vuoto, che lancia vedere e ci può proprio fare. A parte vero, c'è una tavola prima, molti vanno tocca qualcuno la tocca. Scusa, mi date questa tavola per cortesia? La lascio da che? Scusa, dai, è un sogno. Va bene, va niente. Ma si manda un angolo qui in fondo questo. Allora, rovescio, mettila qui questo. Mandalo di qua, rovescio. Allora lì sta guardando sul gas pappo, sta bottiglia. Ma perché non ce lo ficcano dentro così, no? Perché non... Ecco le due artiste che si esibiranno questa sera sul palco, la cantante alla sinistra e la campana a destra. Chi a Cassino? Chi è a Cassino? Andrea Tolo. Chi fa una passeggiata? Jessica stanotte mi accaduto con Stefano e poi siamo noi qua. Chi fa la passeggiata? No, Sara e... Guardate Jessica, mi sono occhialetti. Mo va a sbattere come qualche palo. Oh, gran faticatore. Oggi si è avvicinato sto Andrea. Ma io ogni anno veramente sono al tecnico. Che è? Sta troppo di cinasta. Cinasta, che è cinasta? Un partito del cinema. Ma per niente. No, partito del teatro. Vabbè, cioè, fammi pure che mi tocca. È una ripresa. Ah, ok, sì, sì. Poi che fai il montaggio? No, non hai bisogno. Ah, grazie. Ma ti devo dire qualche particolare? Cosa? Che cosa ci vuoi dire? Che vuoi sapere? Vabbè, quello che vogliamo sapere lo chiediamo a telecamere spente, quello che è. Lo sapevo, mamma mia. È che... No, un pigiamino delizioso. Vabbè, là, mi ho messo pantaloni, la camicia, il gilet, la cravatta. Ma l'hai sognato o l'hai fatto veramente? No, e stavo là sopra, non per mangiare. Poi dico, sono uscito anche sul balcone, perché è un caldo della Madonna. Ma sono andato veramente così. Allora sì, è uscito fuori al balcone.
A quel punto vediamo gli occhi di Gianni. A tardi. Ma Gabriele è partito? Ah? Gabriele? No. No. Tipo, è da ieri che non lo vedo. Ma è andato a dormire stasera. Ah, è andato a dormire. Perché è andato a dormire? Si è addormentato. Però le sue. Ah, madonna, no. Perché? C'ha la stessa macchina delicata però, eh. Comunque ragazzi, sì? Cioè, manco è già influenza, io. Ma di chi stai parlando? Ma perché non ti sta simpatico, scusa? No, non mi riprendere, dai, che vengo male. Ma no. Vabbè, perché dal vivo. Perché Danilo ha detto che arrivo mitato di nuovo e mi chiedevo per quale. Ma è logico, se non è stato bene, è logico che arrivi. Vabbè, non mi interessa, la pianti di riprendermi. Aspetta, Davide. C'è cioè, io qua entro da dentro, c'è il pezzo di Carla! Non è ancora 5 euro, mi dai? Veramente? Quando? Per cosa? Non trovo niente da comprare. Se dobbiamo dire tutto, tu a me devi dare 1,50 euro. Questo è 1,50 euro. Ah? Se le chiami, perché lo sa fa buttando il fatto. Che battuta c'è? No, non lo faccio. Cioè, nel senso che le bambine le fanno schifo. Ma non è che stai a... Ma l'anno scorso mi ha comprato una subito dopo. Ti può che ti piaceva qualcosa di più? Stanno ci stanno di più, ma non è che non ti piace. Ma è ma perché non ti piace? Dai, ma chi lo fa qui? Chi la macchina? Ma Talo fu uccido. Talo fu messa che sta a cassino. Flavia! Che c'è? Che cos'è questo? Jessica, dove sta Danilo? Ti saluti? Però la pianti. Sono andato a comprare. Ho solo di bibite per domani. Jessica! 63 euro spesso. Ti voglio bene, Andrea. Ma perché vanni sempre il bacio quando uno ti riprende? Non puoi di qualche stronzata di più? Le tipo, stronzate già l'ho detto. Se non la smetti di riprendere la telecamera te la ritrovi dove penso io. Puoi anche scostarti. A me è piccolino, quindi lo posso fare. Te che c'hai in questa c'è posto. Oh! A me un light. Questo poi riprende tutto. A me Marlboro Light. Grazie. Ciao. Oh, questa è la più bella ragazza più bella di Viticuso. C'è mia cugina. Dai, basta. Lei è la mia futura, diciamo, madrina che... Io sono tua zia. Lei è la mia zietta che per il prossimo anno mi accudirà, mi farà da mangiare, mi farà le pulizie, mi farà i compiti. Ti laverò i panni. Brava, brava. I compiti non so quanto ti convenga, però possiamo provare. Possiamo sempre provare, tentare non nuoce. Tentare non nuoce. E infatti no, ma scusa, stiamo arrivando tutti quanti, no. Le tre grazie. Grazie, grazie e grazie al cazzo. Ma che la ragazza io, bella, bella.
E dove sta? Al tavolo, al tavolo. Giulietta e Romeo. Che state riprendendo, sorella? Bu! È scomparsa. Ah, che eleganza. Tiri, tiri. Guarda, tutto la... è arrivata la diva. Lei è grazie al cazzo. Grazie, 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 sono già arrivate. Ciao! Che cosa? Capisco su che cosa. Ciao! Come ti chiami? Sono Franca. Quanti anni hai? Quasi 20. Tra 12 giorni è il mio compleanno. Quindi metto. Sei fidanzata? Issima, fidanzata. Dopo scelta che sarà un po'. Oh. Che abbigliamento casual. Non è casual. Chi è questa? È una battuta. Un po'. Oh, guarda lo stacco lì, copri, copri. Io, sexy. In una pantera. Stanina. Durante l'estate, una sola volta mi veste le cangia più di uso. Però ce ne va a cambiare perché. No, invece. Sono fino a molto più. Sembra di gente delicata. Troppo composta la ragazza. No, no. Aspetta, tipo. Non c'è il gioco, vedo, non vedo. No, no. Cioè, guarda il po' che c'è. No. Invece. Cioè, troppo volgare con le tasse aperte. No, io non mi sono già. Mi è arrivato il pezzo forte. Come ti piace una favola oggi? Poi Frank e poi te. Gianni, fai vedere questa magliettina. Ah, sì? Ale, è levati dal cazzo. Ma scusa, ma è che vuoi? È perché io non fa più quella che dici ieri sera. Ciao. Tu quella che dici ieri sera. Carina è la verità. Ma dove stavi? Cugì. Verdi. Siamo a due, eh? Adesso è pronto a fare il film in forma? Gabriele, trovati un attaccante. È la mia bancarella quella. Cambia repertorio, sai, ogni anno mi fai non mi riprende, non mi riprende. Il quadro è culino. Come fai a riprendere? Bello. Guarda questo bel pantalone. Andrea. Lo so, il quadro è culetto, non si prende. È uscito bene? Oh, guarda che signor culo che c'è. Oh, mo che lo vede Adriano. Stamattina pensavo che era questo problema, sono ogni tanto che escono circolare. E chi non chi sono? Aspetta, Andrea riprende questo. Ivan, mi fa. Che fate voi? Prendi le pancia. Mazza, guarda. Il caffè. Chi sta giocando? No, io devo il caffè. Ma qua si fanno 10 primi, 10 secondi. No! Sta riprendendo la pancia. Non mi riprende la pancia. Però riprende anche prima. Oh! Fa parte del corpo, cioè non è che posso tagliarti la pancia. Ma adesso la ti faccio vedere il décolleté. Non la voglio vedere, grazie. Ah, guardi la pancia, non vuoi vedere il décolleté? Già l'ho vista. Ah. Sì, è vero. No, Igor c'è la maglietta di Francesco Spino. Sta là dietro il cane. Bello. Arriva troppo. Ma fai con comodo. Ok, grazie. Andiamo in strada. Che ho. Oddio Matteo! È senza di una quasi! No!
Geo pro. Poi l'Angelo, a parte un cambio di oggi tutto ok, grazie. Sti cazzi del tuo bambino, quindi non mi scherzo. Ora l'ho salvato, spero di rivederti presto. Un mega bacio anche ad Ale e Sara. Ciao, ciao. Chi era? Gaetano. Geo pro. Dio. Il mio migliore amico Gaetano. Sti cazzi. L'hai conosciuto una settimana. Una settimana. Però Matteo è il tuo migliore amico. No, Matteo non è il mio migliore amico. È l'amante. Matteo, ci faccio solo sesso. Non che la vede mamma Adriana. Sara! Gli elefanti non saranno più fatti. Dove vai? Rotta ne vai. Andrea, devo dire una delle mie cazzate? No, già l'hai detto abbastanza. Non ti preoccupare, già l'hai detta. Ok, perché mi dici ciò spontaneo? Non mi tratti, mi hai detto tutte. No, me lo rompi, dai. Poi siamo tutti in America a ricomprarlo. Ah, mo ti devo fare la cosa, non me. Me l'ha portata mia zia dell'America. Ti fare la cosa e se no non me. Mia madre lo sa fare anche Ferri quello. Mia madre con la macchina. Sara, la macchina per me. Beh, ma se la spazzo. Dai, vai, bella rompe. Sara? Dai, noi l'abbiamo lavato, l'abbiamo stirato. Ma che cosa? Quindi con tutta qui non c'è come un piccolo. Come sposare. Siamo donne da sposare. La mia esmeralda. Patatine. Mie. Gelato. Io voglio le patatine. Hai sbagliato. Stanco. Ora che hai fatto il boccio? Non sbucciate col boccio. Questo è Yugava Shengul. Anche io. Lei lo Fabrizio, 120 kg. Si vede? Che c'è una che si avanzò qua. Che fa bottura, no? Ho visto come mangia di cuore. Pronto? Veramente? Madonna, ma questo sicuramente si è arrabbiato, ma può capitare comunque qualche volta, Madonna. E questo, corti. Valentina, che è questa amica mia che ha. Cioè, è stupendo quell'altro. Ma io non l'ho arrabbiato, prima, quando sono venuto qui, ero già cresciuto, perché prima, proprio rasato. Chi eravate, 9 persone? 9 persone da un lato, e in tutto eravamo 23. Ma non è poi tre file, alcune quattro, come cazzo ci capitava? Comunque alla fine lo spazio per passare era piccolo, no? E quel coglione metteva la borsa dietro la sedia, quindi giustamente era inevitabile che cadeva, perché come cazzo per passare? E si incazzava che cadeva questa borsa, ma sta amica mia prendeva, senza che passava, prima di passare la levava, ups, la buttata alla finestra, ups, Riprendi Alessia che è tanto bella. Ma Andri? Dai, vai! Si vede con. E facciamo vedere, no. Intanto fallo vedere. Ed ecco a voi un piccolo balletto offerto da Andrea. Ma perché l'hai rivoltata la prima? Vai! Guarda che c'è storta la ripresa. Scusate, ma devo ancora impararmi. Cioè. Vai Andrea, balla? No. Andrea, sono. Ciao. Dai Ger, spegni. Cioè, non si vede niente. E poi per fare uno. Dai, muover. Andrei, sto a fare le riprese. Sto a fare le riprese. No. Ah? Alisa mi. Oh Mary, Mary. Non voglia per niente di andare a lavorare. Provate ad andarci.
A quest'ora io non posso parlare inglese perché io ancora a dormire. Tu dormi 24 ore su 24. Io vado a prendere un bel caffè e non mi vedo. È mio! Ma non è tuo per niente. Di ciao. Non è guzzaglio quello. Una sentiata d'acqua, una cosa del genere. Acqua tipica. Andiamo, volete il gelato? Gelato. Il gelato. Andiamo al bar. Questi sono i gavettoni 2004, ho fatto un saluto. Oh, ma che cazzo fai? Sto girando più un porno, amore. E dai, vai. Oddio, sono spaventata. No, non ti faccio che c'ho i mutandi. Oh, ve li riprendiamo. No, c'ho la gonna così. Da quant'è che sei qui? Mo siamo appena arrivati. Ma piove? No, anzi fa caldo. Zoom agli occhi. Cosa vuol dire che ancora sonno, quindi alzati. Dai, ti stanno aspettando tutti quanti in piazza. Sì, poi mamma mia, guarda, mi stanno aspettando. Stanno morendo dalla voglia di vedermi. Dove fai? I fuochi d'artificio stanno aspettando a te, amore. Chiedendo guarda che questa cassetta poi verrà in mano a tutti, quindi un linguaggio limitato. Andrea? Perché sei proprio forse morta. Cosa ci vuoi comunicare? Che almeno potete farmi... Oh, ma sai che ore sono? No. Le 7. Ci tua. Che ho starnutito. No, ci tua. E basta. Abbiamo un tipico esemplare di femmina che sta credendo il suo maschio. Scusa, quanto fa te questo qui? Da 5 secondi. Già l'hai detto? Sì. Non era adesso. Grazie al cazzo, ho dormito 18 ore. No, ma fa uno spinoso. Cioè, non c'è niente incazzato e mandate via. Aia Fabio! Continci, porco. Dite il rumore di Sara che fa la pipì? Buonasera. Sara prima di andare a lavorare. Si deve aggiustare, se no la clientela poi scarseggia, giusto? Eh? Si deve aggiustare, se no la clientela poi scarseggia. Che dici, pensi mi rilavo la mia clientela? Mi sa che è il caso. Oddio, fa una giornata tipo. Questo è un reality show, stai scherzando? No, i capelli, porcino. Com'è sensuale quando sono evidenti?
Girati un po' verso di me. Che carina. Che cos'è quella schiuma bianca alla bocca? Non ti dico. Sei sicura? Sicurissima. La luce. Vieni, vieni. Non c'è luce, non ti vedo. Fa caldo o fa freddo? Fa caldo. Ma vado a mangiare un gelatino. Oh, sai che ti dico? No, va. Forza, esci. Saluta. Posso andare, non posso più. Non posso più. Non posso più. La macchina. La macchina. Era... Io, no, no, con un'amica mia. Che c'è zì? Minare Tanca, Carla, Isabella, Sabrina, Sara, Jessica, Alessia, Sara, che giocano insieme appassionatamente. Salutate. Ciao. Luce anche Chiara e Silvia. Ciao Alessia. Oh, ciao Alessia. Ciao Alessia. Ciao Alessia. E qua c'è una riproduzione mini del Tolof. Questo sembra bagnato. No, dentro non ci vuoi andare. Dentro non ci vuoi andare. Fino. Fattete un po'. Prima, che cura hai fatto? Questo è dopo la cura. Dopo la cura. Prima te lo faccio vedere un'altra okay, puntata. Ok, va bene. Io voglio essere ripreso. Voglio essere ripreso. E dai. No, non voglio essere ripreso. Tanto ti senti quando parli. Poi mi metti il bollino sulla faccia tu. Va bene. Sedere. Non voglio essere ripreso. Guardate che fustaccio. Ma guarda che fustaccio! Mamma non sta di. Ma poi si vede meglio nella. Sì.
Pronto? Buonasera! Ciao Vincenzo! Abbiamo la mamma più bella di tutti! La più bella, sei sempre la più bella! Ci vediamo dopo! Ciao! Attenzione nei confronti di una, credo, delle cose più belle della natura, la luna. Io fondamentalmente credo di avere molte cose in comune con lei, però stasera parlerò soltanto della nostra luna. Una luna che vive, è vero, vive al buio e non vive al buio crescente. Però questo buio, forse è proprio grazie a questo buio che lei è diventata ai nostri occhi così, così bella, così enigmatica, forse anche un po' misteriosa. E se poi ci facciamo caso è proprio al buio, un buio che ci spaventa tanto, che inizialmente invece ci dà la possibilità di spogliarci di ogni nostro dolore. Forse è il buio che ci dà la possibilità di liberarci, di piangere. È al buio che in silenzio raccontiamo tutto ciò che non ci va, tutto ciò che ci fa male. Forse proprio alla luna che diciamo tutti quanti i nostri segreti, perché lei ascolta e non commenta. Io credo che se dovessi mai incontrare una luna che nonostante questo buio è così luminosa, nonostante questo buio lei ci fa da guida tutte le notti, se dovessi mai incontrarla sicuramente chiederei alla dama della notte se dove la trova tutta questa luce, e sono convinta che mi risponderebbe che la luce è in me. Thank you.
tutta la mia vita. Piccoli momenti, lungo i brevi istanti, stretti fra le dita. Perché in una vita quante cose avremo da contare. E io so di quello che potete fare. Ci siamo? Ci siamo con tutti insieme al nostro spettacolo, per il nostro spettacolo, senza pensare a niente se non alla grande allegria che ci sta veramente coinvolgendo stasera. Ci siamo?
non te lo faccio a te. Per esempio, beh, nella mia vita mi sono cambiate tante artisticamente, da Sanremo, dall'incoscienza di salire su quel palco di Sanremo senza neanche un po' di esperienza, perché arrivavo da Miss Italia, e poi capire che comunque ci voleva un po' di esperienza per affrontare questo mondo. E da lì ho capito che dovevo fare un po' di teatro. E il teatro è durato ben 4 anni che ho girato il mondo. Ho conosciuto un sacco di gente e intanto mi formavo artisticamente, però come tutte quante noi donne, nonostante partiamo ti vuole andare pesate, utile, no? Prego, nonostante siamo più superiori, non è mia, la puoi tenere. No, a parte gli scherzi, nonostante tutto, come tutte quante noi, fisiologicamente sono cresciuta, sono diventata una donna più matura, sicuramente più determinata, applaudi, molto più forte, convincente, più preparata alle sofferenze, perché poi nella mia vita quelle non sono mai mancate e le abbiamo sempre affrontate col volere di Dio, forse, però ce l'abbiamo fatta. Bravi, dai, affidatevi a Dio, continuate, bravi. Questo c'entra a Dio, ha detto lei. Ha detto col volere di Dio. Devo ammettere che ho visto la donna in mille versioni, però la versione nella quale la preferisco è sicuramente quando è innamorata, perché una donna quando è innamorata è veramente felice. Credo che una donna innamorata sappia amare come forse a volte un uomo non capisce. La donna, per esempio, sa quando siamo così forti, prendiamone atto, tiriamo la ciglia e portiamo avanti questi grandi rapporti senza mai permettere a nessuno e a niente di dividervi, perché non ne vale veramente la pena. Io vorrei... Voglio farvi notare una cosa. È vero che nella mia vita sono cambiate tante cose, ma sapete voi dove siete? Siete lì. E io la cosa che mi sconvolge di più è vedere... Cerco sulla radio la mia onda del cuore e gioco con il mio gatto per sentire rumore, sono solo a scrivere, proprio difficile. Stava uno e stava violenta questa e poi sono iniziato a squillare tutti i telefoni e sono uscite tutte le monete addosso a quello e l'hanno ucciso. Bilancio d'amore. Capito? Già, che fai? Volevo darla perché ma sta sempre a fare la domestica.
Ma quando ti sposi così fai altre cose, eh? No, Alessia! No, ma stai riprende veramente? No, per finta. Ma sei rimasto intrappolato nella metropolitana? Io ti scherzo, Fabio, che non sei d'affetto, che devi fare? Non c'è. Chiama Matteo. No, è solo un amico. Sì. Sì, perfetto. No, io non l'ho fatto, una vergine. Sì, in culo. Ma neanche. Ma là. E dici qualche cosa, ne? Dio, di... Racconto le mie sventure. Che provi in giro. E che ti fai salire con Danilo? Vabbè, cioè, non mi sembra un argomento. Non mi sembra un argomento da discutere adesso. Sì, è pacificata. Come si zooma? Qua sopra. Ma non zooma. Cioè, ma che era questo, un bicchiere d'acqua? Questo è il sedere di Jessica. La bella lavandina che lava. Vieni, poveretti. Vieni, poveretti. Della città. Andrea. Scusa Carla, che stai facendo? Il zoom. Non mi zooma. Non la smetteva più di ridere. Perché si per quadratino? Due secondi, tre secondi, quattro secondi. Ma un telefono. Due secondi, sei secondi, sette. Che è sto coso quei secondi? Non lo so. Ma che vuole qui? Vicino di me. Che schifo. Comunque stavo dicendo, siamo nella casa di Sara e Jessica, come vedete c'è molta vita. Per iniziare c'è sempre Jessica che fa le pulizie. E in questo momento è una macchinetta tosta che non sa. Cioè, ma devo sapere. Fammi fare a me. Ma faccio io per favore. Faccio finta di fare qualcosa. Inquadrami. Come si usa? Mettitelo nel culo. Dammi. E poi fa le bollicine. È Sara che si torna. Io. Ma lì sei proprio credibile, guarda. Veramente tanto. Aspetta. Oh, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Col posto dei piatti. Per far vedere che faccio qualcosa, perché non fa due. Ma che è questo portamento? Abbiamo fatto un gioco. Con Gabriele. Ma lo sapevi, l'ha fatto solo al massimo da bene. Sì. Ma raga, ma sta sfortuna, dai, no. Ma c'è, mica l'ombra. No, queste cose. No, c'ho gli esami, Jessica, hai detto che hai fatto con Gabriele sulla macchina? Ti ha giocato a carte. Flavio stava dentro la macchina e io l'ho fatto sopra, lei ha assistito tutti. Ma come testimoni io avevo Luna, Ivan, non mi ricordo chi altro. Comunque lo sanno che non è vero niente. Comunque l'ho visto, io l'ho visto. Io confermo, lei l'ha fatto Gabriele sulla macchina. 206. E io l'ho vista. Dovevi sapere. Dovevi sentire. Come si lamentava Jessica? Tu non ci sei. Era un lamento o un gesto? Naturalmente Gabriele è super sudato. E quindi si lamentava. Hai usato questo? No, non ho usato nessuna precauzione. Alla banana, perché sì, Jessica piace tanto la banana. No, perché lui davvero uomo, non le usa queste cose. Certo, ma se ne sotto non c'è niente. Jessica, si è accorta di poco. Poi glielo fate vedere questo filmino a Gabriele, non mi riprendi per cortesia. No, mi prendo. Gabriele, tutto per te. Guarda che non mi Me?
Metrita. Mi piace metritata da Gabriele. Tritami tutta. Mi sono nel cassetto. Sotto le lenzuola, va? Sì, ma no, no, sono male. Sono male. Guarda, mi tocca la cappello. Mi dovresti una parola. Mi è rimasto un po' di tosse. Ma prendi uno stuzzicadenti. Sì, per cellulare, dire. Cioè, prendi uno stuzzicadenti. Vuoi vedere la mia nuova farfallina? È ancora un po' l'altra. No, vedi, è tutto buono. È diverso. Capirai, questa... E poi c'è questa. È diversa. Questa è diversa, è più grande. Pulpi, ma non hai notato le paglietta, le pagliette che sono diverse? Bruttino, scusa. Oh, questi rondini. Vabbè. Andrea, riprendi i miei anelli. Facciamo un poco di conti con i miei anelli. 20. Erano 20. 30. 40. C'è quello verde? Sì, Dani, se c'avevo quello verde, mi stavo da qualche altro. Sì, non è vero. Sai cosa? Come sempre. Non la furresta. Bella. Tengo. La ricca. Oh, un'altra volta. Biglietti dell'università. È Matteo, ragazzi. Guardate gli effetti di Matteo. Questo. Avellino Cisciano. E gli effetti di Gabriele. Notare gli effetti devastanti sulla persona. Facciamo qualcosa? Sì, io mi sto memorizzando i numeri. Ma non è che mi frega un cazzo tutto. Sto a fare qualcosa. Li prendi il cellulare nuovo? Sto giocando però. Aspetta, ok. No, cambia. Oh, raga, andiamo a farci un giro. Dove? Con la macchina. Andiamo qua a sala. Siamo tutti? Siamo. Città culturale. Devo riprendere la mia guida. Alla guida di Mary Rosary. Mary Rosary. Che nella macchina ammazza i pedoni. Infatti Jessica ha un brutto ricordo. Perché una volta, poco andata, mentre me ne andavo a casa con la macchina. Ecco la macchina di Jessica. Lei non si voleva togliere. Oh, buonasera ragazzi. Andrea, facciamo che... Cioè, non mi riprendi. Ok. Tanto si sente la voce, no? No, non mi riprendi. Riprendi Danilo che è tutto affaccendato con il nuovo cellulare. Che io dico che questa tecnologia fa male la testa. Davvero, so. Andrea, adesso che io e te andremo all'università a Roma, non mi riprendi in faccia. No, non devi riprendere. Ok, riprendi la strada. No, ti ho detto di no. Andrea, vuoi morire in questa macchina? Andrea, non riprendere. Riprendi il livello della benzina. Domani mattina scendo a Cassino e devo far pieno. Guarda. Andrea, vedi? Metà serbatoio. Oh, it's wonderful. It's wonderful, mica tanto. Domani mattina. 10 euro. Mendoz. Lo scrivi un po' di mano. Un po' pochi, idea di andare con Cacasale? Sapessi che ne vuoi sapere. Jessica che si ferma all'incrocio, vai tranquilla perché il traffico qui ti fuso, è una parola. Che ancora deve arrivare. Fuori dal comune. Sì. Al ritorno guida Danilo perché lui prende le curve in una maniera allucinante. Allucinogena. No, io non lo guido io. Sì, no? No, dove? Adesso mettiamo le quattro frecce. Effetto ottico. Vedi, anche Jessica ha preso esempio. Adesso la abbagliamo. No, non la abbagliamo perché potremmo farle male. Okay. Chi è Alfa? Adesso mettiamo la quarta, Andrea. Alessio? No, è uno che balla con me. Senti l'acceleratore, Andrea. Lo sento, lo sento. Adesso mettiamo la quarta, però. È una che balla con me. Angelo? Sì. Angelo? È uno che sta sulla stava sulla mia scuola. Praticamente su questo filmino vedrai per 3 ore e un quarto il
prima Jessica ha messo la freccia a destra e ha girato a sinistra. Non si sa qual arcano motivo l'ha spinta a fare questa azione. Ma ste parole, Andrea, arcano, non che. Jessica, Jessica. Jessica! La macchina chiama la quarta. Ha risposto la quarta. Oh yes. Ha portato anche il martello. Silvetta? È nostra cugina. Sofia? Non te la ricordi, no, è mia zia di Pobregiuolo, di Torino. Andrei, sono più numerosi i tuoi cugini che la popolazione cinese. Franco Lagalli e Alessandro. No? Sì, sì, sì. Welcome to Conca Casale City. Ancora ci marva Conca Casale. Ma lo vedi Conca Casale? Questo è per gli amici di Avellino, mirate questo paese, che queste lucette, questo è il paese, vedete le lucette, questo è il paese. Vincenzo, Vincenzo? Sì. Vedi la scritta? No, non la sono dovuto pigliare. Vamo di fretta. Ragazzi, sei arrivato da Zeta. Che sogno il sangrille besa. Io c'ho freddo, no, non c'ho freddo, devo fare la pipì e c'è una tosse allucinante. Andiamo a fare la pipì. Cioè, Andrea, andiamo o in mezzo al campetto o nella cabina di telefono. Dentro la cabina? No, nella cabina è brutto, se no domani vanno a telefonare con la pipì per terra. No, Andrea, che gli dice Alessia? Dove andiamo a fare la pipì? We're going to the piece. Where? Vabbè, parla italiano. In delle gambette. Ah, vabbè. Pipì, ma insieme? Sì, vanno uno a una porta, uno all'altro. Mi raccomando, non c'è un'altra persona. Basta. Cioè, ma che mi stai prendendo i pidocchi? Che so, non ce l'hai fino. Lo sapevo. Chi si accontenta a godere così così. L'altro sentivamo. Ma lo sapevo nel campetto. Ma se ma non sai che ha cacciato un fiume da là, mamma mia. Oh. Non è vero il tuo Andrea. Lui che non trovava. Non c'entra gole. Così così. Certe notti sei sveglio. O non sarai sveglio mai. Ci vediamo. Prima o poi certe notti qui. Senti che una rosa mi prende a me. Jessica, cosa ci dici? Nada di nada. Le solite. E non parto più, quindi avrete anche altro tempo per supportarmi. Attenzione ragazzi, viti Cuso. In macchina. Non si vede. Scopriti dietro questo personaggio. Vai. Ma non è che
Senti quel po' mi specchio. Non cazzo. Di quel po' mi specchio. Chi sei? Vai. Alza. Hai fatto quest'estate? Vede? Un po'. No, metti come eri prima. Beh, un po' così. Poco però. Dici, cosa hai fatto? Ma niente, da che... Non... Oddio! No, fai come cosa? Vorrei chiedere scusa alla mamma di Danilo perché l'ho ucciso. Grazie. Questa è Jenny from the back. Questa è Cala che canta. Guardate, Jessica, che prudezze. Ragazzi, che donna. Tesoro, grazie. Prego, cugino. Questa è Andrea, aspetta, non lo vedo, ecco, non lo vedo. Andrea, cosa ci dici? Te invece? C'ho sonno. Prende, sono black box. Cioè, non mi riprende, capito? Ti spacco il culo. Fammi vedere le caccoline del tono, sì. Bello. Diciamo così, questo viaggio qua, a questo bel paese, è servito a qualcosa. A che cosa? Questa riprende? Sì, sì. Che mi dici, Denis? Tutto a posto. Dico, questa... Diciamo così, questo viaggio qua, a questo bel paese, è servito a qualcosa. A che cosa? Che cosa? A farmi rilassare. No, non è tutto. Eh? Non è tutto. Vabbè, arrivedervi tutti quanti. Vabbè, normale che ti ha fatto piacere, siamo tutti amici, siamo cresciuti insieme. Siete degli amici molto speciali. Vi amo! Grazie. Questa di Jessica che non gli funziona, cioè l'ho fatto due guardi. Ma è uno? Sono due. Ini, la musichina. Questa invece che c'ha la raspa imboccata, così questa sta pure zitta. Non so. Ma c'è un altro? Che ne so io, Mario? Nuovi Kellogg's Special K con riccioli di cioccolato fuori. Questa invece è proprio una cazzata. No, c'è ancora più gusto a svegliarsi. Cereali Kellogg's Special K, speciali per la famiglia. Andrea, domani... Ciao Ale, è l'11 settembre e sono le ore 3:15, siamo in camera mia di Viguso, l'appartamento nuovo. Niente, questo è il mio peluche e volevo dirvi che vi voglio tutti bene, quest'estate ho passato un'estate stupenda, mi sono divertita tanto. Avete conosciuto Jessica Reale, la Jessica che dice ragazzare, la Jessica che vi ascolta e vi dà consigli e anche io mi sono trovata bene con voi. Perché mi avete consigliato, mi avete aiutato, perché ho passato un periodo brutto. Volevo dirvi che dovevo partire il 15 ottobre per Toronto per studiare l'inglese e affrontare una nuova vita, ma non ce l'ho fatta. Ancora non sono pronta a cambiare tutto. Anche per... Niente, allora dicevo che non sono partita più per il Canada perché non ce l'ho fatta ad affrontare un cambiamento così radicale, cambiamento di vita, cambiamento di amici, di posto, di luogo e di clima. Anche perché senza di voi non ce l'avrei fatta. Siete voi gli unici amici che ho, i veri amici che mi aiutano, mi consigliano. Niente, ecco tutto. Grazie, vi voglio bene. Siamo a casa, sono le ore 3:15. Questa è Sara di Roma. Ciao a tutti, di Pomezia precisamente, c'è Danilo mio cugino, sotto di lei, abituato a stare c'è sotto. Tolo!
questa è Piazza di Sant'Orso. Piazza del Toro. Siamo un po' a casa a guardare il film e a farci vedere. A fare le riprese il nostro regista Andrea Sessa. Solo una notte. Carla! Vita, speriamo prima che l'estate sia finita. E questa sono io, ancora a rompere. Alessia che si mangia la Nutella. Mangia. No, indica la fermata. Non indica il parcheggio. No, questo indica solo dove sta la fermata. A me così mi pare. Nel senso di questo l'ho fatta. Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve esporre il pannello per carichi sporgenti in mancanza di altre idonee segnalazioni. Già abbiamo fatto così. Deve fare uso del segnale acustico basso. Deve essere assicurato con solido collocamento idoneamente segnalato per essere visibile. La cosa come si chiama? Tipo un foglio di... È un segnale di prescrizione, no? Di divieto, no? Prescrizione è quelli triangolari, di divieto quelli rotondi e dopo quelli rotondi, meno rotondi. E dopo, è di divieto. Consente il transito dei pedoni. Consente il transito... Ci sta un pedone con la bicicletta? Consente il transito delle biciclette negli ore di... Ah, sulle piante. Di vedo quando è che ho detto alle vedi di là. Ah no, 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 se ci sono. You can see. You can see. You can see this. You can see the obbligatorio. Yo. Che bisogna usare il pronto perché il prossimo è un pericolo, è vero. Un pericolo di ossa da quindi per cui sono. In presenza di cortei, vanno le stesse norme di comportamento e il chitarrista e niente poco di meno che il fratello di Luciano Ligabue. Si chiamano Rio e questa è quella per me. Ma non è il fratello di te. Deve salutare il confidente che ha sta un funerale, stanno andando a loro, mi è mai capitato che vuoi il funerale di macchina, tu che fai, sta presto le macchine, sono pazzi, pazzi di me. E vabbè! E quando passi una macchina con morto, mi, you can see me! Al caro fumo! Quando è ora! Cioè, quando è bisogno di un po' di ora! Non ti mai fessi, sì! Il chitarrista per il fratello, perché è quale? Qualcosa sulla parte posso dire quando è un po' di ora. Non si vede? Perché sta la barra che mi segnala l'obbligo di adesso sul basso del canale, questa frontiera, è proprio lo scalello. Prima non obbliga. Non obbliga, quindi è vero. No, sì. Bellissimo. Di margine della carreggiata. Separano la carreggiata da piazzoli o zone di sosta. Falso. Vero. Ma prima hai fatto mette fatto. Mo ci ho ripensato. Ma sono discontinue quelle o no? Ma le separano lo stesso. Che no, sull'autostrada mica sono tratteggiate. Secondo me no, è vero. Professor Tolof. Delimitano presso delle direzioni secondarie. Immagine no, è falso. Dani, quanto riprendi per fare ripetizioni? Io 5 euro al minuto. Separano la carreggiata dalla corsia di emergenza. Vero. E questo non la fa. No, la distanza di sicurezza non lo fa. Ma usa il cervello, no, Cristo? Ma non lo fa! Ma in base! Deve essere commisurata la velocità, vero? Oh, perché? Deve essere almeno uguale allo spazio di frenatura, vero? Falso, leva questa, porco. Ma la vedi, non lo so fare, basta. Ma usa il cervello, no? Tu rispondi a cazzo così. Per la patente Tolof e Alessia. È meglio che non se la piglia la patente, va.
Fisiche. Sì, so pilota, non vedo perché non da piano. Vero. Adeguata alle... Ma che ne so che... Ma che cazzo, ma non lo so. Legge solo? Vabbè, mi del traffico no, ci sta traffico, tu corri. Ma ci sta dopo la cosa. E che cazzo è che ci sta dopo? Cristo santo. C'è vero. Perché guardi a me? Così mi dici? Vai, quando sbagli mi uno schiaffo. No. È posto su colonnina al centro dell'incrocio intorno alla quale bisogna girare secondo le frecce. È qualche parente di Roger. Mica sta al centro dell'incrocio. Lei non sa che cosa è. Se ci sta una strada, guarda, come questa. Ci sta una colonnina qua, e per girare qua devi fare la rotatoria. No, non può essere, non esiste. Allora è vero. La Simarista in piazza Cervara, la ragazza. No, non c'è questa cosa. E vai con la cura per tutti i finisteri di Santeria. Non dare per i ciclomotori sacro. La responsabilità penale è questo chiuso per vai, vai. Connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo nel caso in cui il conducente rimanga non identificato. Se la macchina è indessata a mio padre, io faccio l'incidente, però non mi riconoscono perché non mi fermo, eh? Ti danno una colpa? A tuo padre? No? Sì. E quindi è vero? Sì! Ma no! In tutti i casi di danni alle persone e alle cose, è vero? No. Perché no? Ci deve star ferito? Quale cose? Se tu vai a sbattere vicino a una pianta che... E vabbè, di danni alle persone? La responsabilità penale! Se tu ficchi sotto come hanno fatto che Jessica? Perché lei non l'ha denunciati! Penale o alle cose, beh, no? Qua. Perché se tu fai un incidente con la macchina non gli viene la responsabilità penale. Ma la cosa se fa sbattere un'altra macchina e non si fa niente, quello che è penale, non ho capito. No, è anale. Certo, dipende se quello mi è venuto. Il dottor Danilo Gasparini. E mica è penale! E che è? È in sinistro normale come succedono in tutto il mondo, porco il mondo. Quando il veicolo vada completamente distrutto. Vero! Falso! Se si distrugge il veicolo non si fa niente! Scusa, ma mi devono pagare! Il penale in caso. Ma pagati pagano, ma mica è penale! Penale sai che significa? Vabbè. Ci sta il ferito in porta. La patente di guida della categoria B è confermata. A seguito di esito favorevole dell'accertamento sanitario. Ah, lei hai capito quello che hai letto? Sì, è vero! Se il titolare. Tu rispondi poi. È ancora in possesso di tutti i requisiti, solita domanda. Vero! Sta scritto davvero così. Vero. Ogni 3 anni a chi ha superato il 70° anno di età fa. Vero. Ma che ogni 3 anni? Dopo i 70, ogni 3 anni. Ogni 3 anni mi prendo. Il segnale questo qua. Indica una strada riservata ai venditori ambulanti. Falso. È un segnale di pericolo per gli autoveicoli. Falso. Consente il transito alle biciclette. Falso. Ah? Ah sì, è vero. Fai così all'esame, ecco, falso, poi la falso. Poi quando la correggi, già me la sapevo. Come ho fatto io, ma ho sbagliato. Posso correggere, no? Prego, prego. Perché non mi fate nell'incrocio? Segnali d'obbligo. Regolamento il transito dei pedoni, falso. È utilizzato solo per i veicoli. Guarda che ho sbagliato, questo qua ho sbagliato. Aspetta, vedi. Non consente di svoltare a destra, vero? Consente di proseguire dritto, vero? Quando l'ho visto ho fatto mannaggia la miseria. Prego, prego. Tutto già falso. Professore Toro. È utilizzato solo per i veicoli che marciano sul rotaio, falso. Vero, è usato per tram. Ma che? Simulazione. E beh, sta scritto solo per i veicoli pubblici. Perché Pullman non è scritto a quelli? Un incrocio. O i semafori normali. E so passo contro il ma il triangolo già non c'è. Preavvisa lavori in corso sulla corsia, falso. Ale, quando sai quiz? Gli ammortizzatori scarichi, prova. Questi non dai, vabbè, prova, ci prova. Ah, ma tu che sono gli ammortizzatori? Non ti ingazzare e leggi con gas. Gli ammortizzatori sono quelli che attutiscono i colpi quando capi una buca la macchina, le molle. E scarichi, che significa? Scarichi vuol dire che ci sta poca pressione. Capito? Provocano una diminuzione del comfort dei passeggeri, vero? L'usura. Scrivilo, no? L'usura non uniforme del battistrada dei pneumatici. Vero? Se la macchina balla. Quindi è vero. Un comportamento anomalo del veicolo, particolarmente in curva. Vero? Falso. Perché è falso? No, è vero, è vero.
Il segnale indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus vero. E posto vicino alla fermata della metropolitana. Può essere posto vicino al capolinea ad un servizio di pubblico trasporto. Vero. Capolinea. Ma che puzza sti cose. Scusami, capolinea significa che l'autobus là poi si ferma e non parte più. E allora è falso. Mettiamo falso. Questo qua. Mettiamo a buffo così. Usa la monetina quando fai questo. Vabbè, insomma, vero. Prescrive dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra, vero. Si trova solo su strade extraurbane, falso. È un segnale di prescrizione. Vero. Secondo le norme... È vero! È di prescrizione! Ma dai un attimo, Lisa. Allora... Qua... Abbiamo finito le schede. Il vicolo D è la precedenza di quello B. Se questo gira a sinistra e quello gira a destra, non si incrociano per niente, che precedenza deve dare? Uno gira a sinistra, l'altro gira a destra. No, girano tutte e due a sinistra la precedenza. Passano con l'imbarazzamento, stupido. Passa prima B! Ma mi spieghi una cosa, no? Se questo gira a sinistra e questo pure gira a sinistra, non si danno in... manca se scende Gesù Cristo, fastidio. Che precedenza dei rabbi quello? Ma senti, ma che ne sai io? Basta, dobbiamo finire. Una bellezza. Toloff, il giudizio della tua allieva? Bocciato. Foglio di alla braccia. Senza appello. Senza appello, mamma mia. Manga di cane. Sì che stanno in prime armi, però. Ah, io c'ho il CD che tu hai fatto a Luna. Spedisci. No, è mio. Detto che saresti a cucinare? Perché io cucino solo le patatine al forno, io se le frigo e poi le metto in mezzo alle patatine. Le ricette di Sor Jessica. Ma se la riprendi? Sbatti un no. No, si smonta il bianco, poi devi solo mischiare. C'ha ragione. Jessica. Se no si... Niente, questa è la torta americana. Gemma, ma si smonta il bianco! Oh. No, io proprio se cose così lenti non mi potrei fare. Reggi qua tu. Mi dispiace, però non volevo non darla se non mi capi. Ma se non mi vede quello. E tocca a me! Sono rimasta una patata così perché è troppo dura per tagliarla. Come sono tagliata a pezzettini piccoli così li fanno prima. Ma se questa va... Faccio finta di cucinare. Vabbè. Questo è merda. Giù, apri. Come dolce faccio un bello strudel con una marmellata di mele, no? Quello che c'ha un bellone scotto là, che cazzo. La fattoressa quella. Sì, fuma fu. Poi magna Carla. Che bella coppia, dai un bicetto. Eccola. Amo, mamma fa la guerra. No, ma non ti sta preoccupando. Ci rimetti tu, Diglielo a lui ci rimetta. Alessia, è tosta. Sono subito fuori dalla casa. No, ma... Cioè, non ti preoccupare. Qualcosa si sta appicciando, Alessia. Mangio, ci stanno di mangiare. Ma non ti... Tu mi mandi a fuoco la cucina. Ma mo si deve cacciare il panettone e si caccia tutto. Oddio. Poi me lo scrosti tu. Non ci vuole. Lui è il mio fidanzato. Dammi un bacino. Dammi un bacino. No.
Che carini. Ma no, con questo pezzo. Ehi! Scurnacca! Com'è sensuale, Carlo. Hai detto tu di frustarti, amore, eh? Di frusto. Ti do le gamo. Ti faccio una puzzetta in faccia. Ti lego e ti... No, mi fai male, Paolo. Ma no. Hai detto lei di frustarle la frusta. Gli piace il sesso violento. Mi fai male. Arrendi? Sì, mi arrendo. Arrendi, ho vinto. Sono tua. Ah, sì, mi piace così. Non lo so. Tipo Emilio Fede. Te lo sei visto cosa è Emilio Fede? Quello là è boom, boom, boom. Amore, facciamo lo strano. Sto pieno di... Accendo 80? Accendo 80. Accendo la madonna. Cosa c'è? Accendo 80? Sì, dai. Andiamo, però dobbiamo arrivare a Caserta, perché scesi in autostrada, stanno solo là per arrivare a...